Ciao ragazzi, bentornati. Proseguiamo questo nostro breve viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale. In questo capitolo vedremo le vicende dell'Italia nel 1917. E anche per gli italiani questo è l'anno più difficile della guerra. Fra maggio e settembre, generale Cadorna ordina tutta una serie di incursioni sull'Isonzo che portano a un numero elevato di morti e a pochissimi risultati. E tra i soldati non possono far altro che aumentare le manifestazioni di insofferenza e di subordinazione. E intanto tra la popolazione aumenta il malcontento dovuto all'aumento dei prezzi e alla carenza dei generi alimentari. Va anche detto che si tratta per lo più di manifestazioni spontanee. E l'unico vero episodio di insurrezione si svolge a Torino tra il 22 e il 26 agosto, quando una protesta causata dalla mancanza di pane si trasforma in una vera e propria sommossa. Ed episodi come questo di Torino sottolineano il fatto che si sta per raggiungere il punto di rottura. Ed è in questo clima che gli austro-tedeschi approfittano dell'arrivo di nuove truppe provenienti dalla Russia per sferrare un colpo durissimo all'Italia. Infatti il 24 ottobre 1917 un'armata austriaca rafforzata da 7 divisioni tedesche attacca le linee italiane sull'Alto Isonzo e le sfonda nella per noi triste e famosa Caporetto. E così gli austriaci penetrano in profondità nel Friuli, adottando una nuova tecnica d'attacco, quella dell'infiltrazione, che consiste nel penetrare il più profondamente possibile all'interno del territorio nemico senza prendere delle postazioni fisse e sfruttando invece il fattore sorpresa per mettere in crisi lo schieramento nemico. E la manovra è così efficace che una parte delle truppe italiane, per evitare di essere accerchiate, sono costrette ad abbandonare la posizione. Alcuni reparti ripiegano ordinatamente, altri si disgregano letteralmente. E così 400.000 persone arretrano verso il Veneto mischiandosi con i profughi civili. E solamente dopo 2 settimane l'esercito italiano dimezzato si assesta sulle nuove posizioni sulla linea del Piave, lasciando in mano al nemico ben 10.000 km quadrati di territorio italiano. Il generale Cadorna verrà da lì a poco sostituito al comando supremo dal generale Armando Diaz e Cadorna darà la colpa di questa disfatta ai soldati. Tuttavia la rottura del fronte italiano è stata causata soprattutto dagli errori dei comandi che si sono lasciati sopraffare da questo attacco austriaco. E al contrario i soldati italiani dimostrano grande coraggio combattendo valorosamente, resistendo all'avanzata austriaca sia sul Piave che sul Monte Grappa, impedendo agli austriaci di sfociare letteralmente nella Pianura Padana, facendo sì che questa sconfitta non si trasformi in una catastrofe. E la disfatta di Caporetto, sebbene inizialmente sia un episodio totalmente negativo per l'Italia, impone tuttavia al nostro paese una svolta che risulterà decisiva ai fini del conflitto. La ritirata sul Piave infatti consente un accorciamento del fronte, quindi con un minor logorio dei reparti combattenti. In più, adesso i soldati italiani devono difendere il proprio territorio, si trovano a fronteggiare un nemico che è entrato in casa loro e questo non fa altro che aumentare la coesione patriottica. In più, intorno al nuovo governo di coalizione nazionale presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, le varie forze politiche sembrano trovare una maggiore concordia e il già citato subentro al generale Cadorna e al generale Diaz sembra avere risvolti positivi sulle truppe. Infatti il nuovo capo di Stato Maggiore è molto più attento alle esigenze dei soldati e meno incline a utilizzare strumenti repressivi nei loro confronti. E infatti vengono prese tutta una serie di disposizioni per risollevare un po' il morale dei soldati e le loro condizioni di vita al fronte. Un vitto abbondante, più licenze e maggiori possibilità di svago. In più, in questi anni, come ho già citato in un capitolo precedente, si attua una forte opera di propaganda, non solo tra la popolazione civile ma anche tra i soldati, soprattutto utilizzando i giornali di trincea. Ai soldati si vuole prospettare la possibilità di enormi vantaggi che non solo loro ma anche la popolazione otterrebbe in caso di vittoria. E ci si sforza anche di presentare la guerra in una nuova cornice ideologica, come una lotta per un più giusto ordine interno e internazionale.
e prende così corpo l'idea della guerra democratica, già prospettata dagli interventisti di sinistra e rilanciata con ancor più verve e potenza dal presidente americano Wilson. Bene ragazzi, anche questo capitolo si conclude qui. Io spero che sia stato interessante. Come al solito vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video, e a me non resta altro che darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!